venerdì sera, come al solito, vivremo questo momento di identità e di appartenenza attraverso l'intronizzazione della statua della Madonna, su questa statua bellissima che certamente ci dice che Maria non è statica, Maria è una persona che cammina nella storia e cammina dentro la nostra realtà. In questo senso la devozione va rinnovata sempre di più. Un momento suggestivo anche per i bambini. Questa è una tradizione ormai acquisita. Sì, ma accanto ai bambini l'invito è soprattutto alle famiglie giovani, giovani, perché recuperino anche attraverso questi gesti il valore della preghiera in famiglia. Molte famiglie oggi scoppiano perché non si prega più nelle case. Sabato sera la processione della tela, ecco, anche questo è stato un passaggio importante negli anni, perché abbiamo compreso come quanto è importante la venerazione della tela originale. La domenica, la messa al mattino, la ricostruzione, quella breve processione che ricorda tanti aspetti della vita del paese, e il pomeriggio la conclusione con la messa in piazza per vivere insieme come vallata tutta questa festa. Ecco, Eccellenza, è stata una bella accoglienza quella dei bivongesi che l'aspettavano in Piazza del Popolo, dove c'è stata la messa in onore di San Maria Santissima, Mamma Nostra. Maria Mamma Nostra è la persona di riferimento per tutti i bivongesi, ovunque si trovano. È una fede radicata, è scritta nel DNA del popolo di Bivongi. Dovunque il bivongese va, porta con sé questa fede in Maria, Mamma Nostra. E credo che questa sia una risorsa in più per un fedele di Bivongi, una risorsa in più perché anche nei momenti di scoraggiamento e difficoltà, lo sguardo rivolto a Maria, Mamma Nostra, l'invocazione della Vergine Madre, sostiene il bivongese. È un miracolo questo, è un miracolo che compie la Madonna tenendo unito un popolo attraverso questa fede in lei. Chi poi è devoto a Maria, chi crede in Maria sicuramente troverà conforto nella sua vita e non ingapperà in certe situazioni. Nella sua omelia ha parlato del cuore, della testa, dell'unione cuore-testa. Era la parola di Dio che richiamava l'immagine degli smarriti di cuore, di chi è confuso, cioè nel cuore, intendendo per cuore non tanto il muscolo cardiaco, quanto invece il centro decisionale della persona, del cuore che nascono le buone intenzioni, le rette intenzioni, ma anche tutte le cattiverie e tutte le invidie. Per cui curare il proprio cuore è fondamentale per vivere bene la vita. Oggi noi notiamo tanti disordini, tante passionalità che portano a fare degli errori gravi nella vita. Ecco, questo richiamo alla cura del cuore è molto importante. Però non era un rimprovero quello che abbiamo ascoltato nella parola di Isaia, perché rivolgendosi agli smarriti di cuore annunciava loro una bella notizia: coraggio, non temete, perché Dio è vicino a voi e salva. Quindi a chi è smarrito di cuore, a chi è confuso dentro, a chi ha commesso errore nella sua vita, la parola di Dio dice che Dio ti è vicino ed è pronto a salvarti. Quindi è una parola di speranza. Quindi parlavamo di speranza e la gente ha bisogno di tanta fede perché proprio in questo periodo di guerra non sa più a chi rivolgersi, quindi è un rifugiarsi anche in Maria Santissima, Mamma Nostra. La guerra sicuramente attraverso, diciamo, coloro che ci governano, che insomma stanno facendo queste scelte probabilmente per rispondere ad altri interessi, che sono interessi legati agli armamenti, alle industrie belliche. È uno smarrito di cuore, come smarrito di cuore anche chi in famiglia commette atrocità, commette gravi crimini. Insomma, c'è bisogno veramente di purificare il proprio cuore. È Mamma Nostra, Maria, che è una mamma il cui cuore è grande, sicuramente sa stare vicino ai propri figli e riconoscere come sia importante amare con un cuore puro, con un buon cuore vero. Auguro a tutti i bivongesi che possa essere l'occasione di questa festa una ripresa di entusiasmo nella propria vita, riprendendo con gioia il cammino nella propria vita, senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà che inevitabilmente possono incontrarsi.